Questo programma è offerto da Happy Hour. Buonanotte a tutti! Che meraviglia, nonostante le squadre non stiano pennellando. Comunque, buonanotte a tutti, sempre in diretta sul canale 13 Telenord. Presento subito il mio collega Massimo Villa. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo un po' sull'affollato, non so se avete visto qua il parterre, siamo strapieni questa sera, sembra di essere sul Freccia Bianca la mattina, il Genova-Roma, quando non c'è più posto praticamente. Io sono vestito in giallo-blu perché, scusami, è un omaggio a Luigi Del Neri, che ha preso la guida dell'Hellas Verona, un allenatore che mi è sempre stato simpatico, quindi almeno i sandoriani facciano un applauso a Del Neri, via, insomma, ci ha portato in Champions. Io invece direi anche di fare un grande applauso, io saluto il mio amico con la A maiuscola, perché è il secondo di mandorline, gli auguro una panchina ancora più importante di certo. Quella che ha già, e saluto con tutto il mio cuore Enrico Nicolini. Ciao Enrico! Ciao! Signori e signori, ladies and gentlemen, qua con noi Alfredo Biagini. Buonanotte a tutti, benvenuti. C'è più gente che certe gradinate stasera, ecco. Stasera è fantastico. Poi ci è venuto nuovo a trovare direttamente da che tempo che fa di Fazio. Che tempo che fa, sì, senz'altro. Com'è invece? Non me lo ricordo, c'è un momento di vuoto. Fuori tempo che fa, non il tempo che fa. Che tempo che fa? Non che tempo. Non è il microfono. Si intitola Che fuori tempo che fa la trasmissione. No, scusate, ecco, ma come si chiama la trasmissione di Fazio? Che fuori tempo che fa. Prima si chiamava. No, che state tempo. Scherzando, perché io ho dei problemi seri. Allora no, sto dicendo. Si chiama Che tempo no, io, che fa. Io direi di scemare chiamava. Su questa cosa. No, sono serio. Come adesso si chiama? No, ti assicuro. Che fuori tempo che fa. Adesso si intitola. Ma fino a quando si chiamava? Che tempo dall'inizio di questa stagione televisiva l'hanno intitolata. Eravamo rimaste quella dell'anno scorso. Ok, pubblicità. Infatti, vabbè. Esatto. Allora, basta, vabbè, così. Poi abbiamo Ireneo che ci racconterà della cena di Natale, tessitore, Mainardi, Vittorio, abbiamo un comandante di navi, magari chissà avremmo preso delle navi che ci ha portato lui, non come Schettino, vabbè, poi va bene. Poi abbiamo insomma un grande parterre, poi abbiamo le ragazze. Come no? Le ragazze qui dietro di noi splendenti, tutte rosso-blu. Tutte rosso-blu perché... Ahimè, perché c'è un motivo, vero Fabrizio? Sì. Insieme ad Antoine, lo vogliamo spiegare. Antoine, prego. Che poi parliamo subito di pallone, perché? Allora, il motivo per il quale ci sono tutte le mie ragazze stasera qua, nonché le mie modelle, fotomodelle, perché sabato 5 presso... Questione di feeling, mi piace care, ci sarà il volto. Ci sarà un volto da modella per un volto da modella per questione di feeling. E qua io stasera ho portato tutte le mie ragazze, ovviamente genuane, perché le sampdoriane non le vogliamo. Con questione di feeling. Che ho veramente dei dubbi a sceglierne una più bella dell'altra. Fate vedere che siete genuane, dai! Meravigliose. Va bene, Antoine, poi le parleremo dopo. Allora, da chi partiamo? Mi sembra un po' sbilanciata la trasmissione. No, va benissimo. Solo per il discorso del volto, questo è difficile. Allora, da cosa partiamo? Dalla Sampdoria. Sampdoria, prego, dai, su. Allora. Partiamo da loro? Ragazzi, è arrivato Montella, le cose sono nettamente cambiate, no? Sì, come prima. Bello, esattamente come prima. Comunque, come io, mai? Come secondo vedi, te? Ho portato un po' di palle qua, indovina perché? Perché dobbiamo toccarle? Non lo so perché. Perché si scongiuri. Invito i giocatori a guardare un po' le palle e ne facciano un po'. A tirarle fuori, forse. Perché in campo ci vanno i. I giocatori. Esatto. Povero Montella, si è preso una bella gatta da pelare. Comunque penso di sì, perché ho visto le due partite con lui, ragazzi, proprio nebbia totale. I giocatori non. Scusate, va il microfono del mio amico. Pronto, ci siamo? Ok, va bene, no, perché mi sembrava un po' basso, scusate, prego. E quindi siamo abbastanza preoccupati, speriamo di vedere una partita di corsa la prossima. Si spera in un rilancio, perché se tu vedi la classifica siamo a 3 punti dal Bologna, che è terz'ultimo, e adesso ne parleremo poi, esatto, della retrocessione, però con 3 punti forse riesci a metterti un po' più tranquillo. Sei in una zona tra le due, tra il paradiso e l'inferno. Passiamo un attimo qua allora al nostro. Mi ha detto comandante, un ufficiale della Marina, un ex ufficiale della Marina Mercantile. Della Marina Mercantile, salviamo Montella.
Ma poverino, adesso non mi sembra proprio. Ho letto delle cose anche su Montella questa settimana. Salviamo Montella, diamogli l'appello. D'altronde lui fa la minestra con gli ingredienti che ha per adesso. Beh, è giusto, esatto, quello che lasciamo, dice, che, lasciamolo rodare un attimino. Poi certamente che non potrà continuare questa degradante. Anche perché, come dice anche, l'abbiamo sentito prima, Nicola, che è il proprietario delle Piavola, da cui stiamo trasmettendo qui dal suo vagone, molte delle colpe della crisi attuale della Sampdoria dipendono dal mercato anche che è stato fatto a luglio. Siamo d'accordo su questa affermazione? Siamo d'accordo. La difesa non è stata sistemata, manca sempre un terzino sinistro, non ci sono i ricambi per Barreto e Fernando, scoordinamento, poca determinazione e secondo me, il mio modestissimo parere, non è un giudizio, che l'allenatore che subentra in un momento di crisi anche, deve avere anche il tempo matematico per poter amalgamare la squadra e tirare fuori il meglio da quel poco che si ha. Certo, Vittorio. Allora, cosa mi dici? Allora, aspettarsi una, quella che poteva essere una svolta a livello tecnico-tattica era una cosa assurda, perché dopo due settimane credo che neanche Mourinho avrebbe combinato chissà che cosa. Ma secondo te da domenica comunque si vedrà, insomma, porte chiuse questa settimana? Ma è la testa, secondo me è la testa dei giocatori che dello staff ad oltranza, qualcosa cambierà a livello di uomini. Ma credo che cambierà, e se non cambierà penso che a gennaio qualcuno farà gioco forza alle valigie, perché se non tutti remano dalla stessa parte possono tranquillamente lasciare Genova e magari andare dove speravano di finire gli ultimi giorni del mercato estivo. Speravo che con Montella ci fosse una scossa almeno a livello di morale, di grinta. Beh, ha detto giusto il comandante, forse è un po' troppo presto ancora. Ma allora, ci potesse essere qualche cambiamento a livello tecnico? No, ok. Però solitamente si fa il cambio di allenatore per permettere alla squadra di avere appunto... Ti aspettavi una cosa come era successa con Mihajlovic, magari, quando avevamo passato... Però ripeto, secondo me il peccato originale è la preparazione... 360 secondi sono passati, 360 minuti. Sì, però il peccato originale secondo me è la preparazione di Zenga. Che l'abbiamo detto la volta. Poi ne parleremo, perché intanto in settimana ha rilasciato delle dichiarazioni Zenga. Però velocemente, Paolo, invece... Secondo te c'è qualcosa da salvare comunque nella trasferta di Milano o proprio da salvare assoluto? Nella trasferta di Milano io vedo veramente niente. No, gol di Eder. Però vabbè, la timbratura di Eder. Ma di anche nuovo. Ha timbrato di nuovo il capocannoniere, insieme a Higuaín. Del tutto in influenza. Higuaín ne ha fatti di più. Io credo che, come già detto, Montella stia pagando purtroppo le colpe della preparazione atletica di Zenga, quindi le colpe anche della disorganizzazione tattica della squadra, che Zenga non è stato in grado di dare, e quindi il mercato tra l'altro è stato fatto su misura per le richieste, diciamo, di Zenga, per cui ora Montella si ritrova una squadra che non è sua e probabilmente a gennaio urgerà qualche ritocco per riuscire a dare una forma più consona alle richieste e alle esigenze dell'allenatore che abbiamo adesso. Poco più di un 4 settimane ci sarà il derby, oltretutto, prego. Se no saremo pronti, ma sì. Marco, secondo cosa cambieresti in formazione te da domenica? Ma guarda, io attualmente lascerei le cose come perché stanno. Guardate tutti la messa in onda, fate finta che non c'è, che poi da casa sembrate bravo, dai Marco, vai, guardate la telecamera. Io ti dico, a questo punto io lavorerei più che altro sul gruppo, sulla preparazione atletica, perché ragazzi non c'è stata fatta una preparazione atletica da Zenga, inutile. E poi almeno due elementi che sono veramente imbarazzanti li leverei proprio dalla rosa. Non voglio dire chi, però veramente, cioè, li ho visti giocare l'altra sera, erano impressionanti. Sasha, tu allora... ci sei andato a Milano, eri lì. Sì, io c'ero. Non faccio altri commenti, perché la settimana scorsa avevi detto ci vado io, vinciamo. E vabbè, ha fatto bene, avrei detto uguale anch'io, avrei detto. Allora, fatto bene. Secondo me è discorso... Come l'hai vista lì dal vivo tu? Non l'ho vista proprio. Non l'hai vista? No. Negli spogliatoi. No, perché Milan non è una grande squadra, siamo noi che proprio non ci siamo fisicamente. Però io devo dire la verità, avendo giocato a calcio, allora quest'estate hanno fatto la preparazione per l'Europa League. Se guardi le prime partite, noi fisicamente c'eravamo. Infatti, quando abbiamo pareggiato a Napoli, noi eravamo più forti fisicamente nel secondo tempo e siamo riusciti a riprenderli. Avendo fatto questa preparazione. Tanto adesso, i genuani ti fanno segno mentre tu parli di sì, tipo Sebastiano, certo, dicono che è vero. Se non la partita dici. Come a Napoli, non la pareggiavi, posso perché dire fisicamente ero merito, molto più visto avanti. Infatti, adesso sta pagando le conseguenze. Prego, come l'anno scorso il Toro. È lo stesso discorso. Adesso fisicamente non ci sono.
c'è poco allora, da fare, puoi cambiare scusa, tutti i giocatori che vuoi. Scusa, la considerazione che non è stata fatta una preparazione atletica mi lascia molto sconcertato. No, la preparazione l'hanno fatta. No, quello che ho sentito poco fa, ma no, ma nel senso che com'è possibile che una squadra che si è allenata prima degli altri può non aver fatto una preparazione atletica? Ne volevo atletica. Parlare dopo, ma in effetti cioè, la fatta preparazione atletica come? Dagli 80. Allora, fammi allora, finire il concetto, così faccio... almeno fai 5 per al Verona. Ma no, ma volevo finire un concetto, no, che forse capite cosa voglio intendere. In settimana ha detto è facile puntare la pistola e sparare a caso senza dati in mano, ma la preparazione è stata fatta da seri professionisti. Bene. Abbiamo dei dati precisi, chi dice il contrario dovrebbe leggerli. Benissimo, ricominciamo da capo. Ha iniziato prima degli altri. C'è una eventualità che capita spesso, che una squadra può andare in super allenamento e i risultati che si hanno quando una squadra è in super allenamento sono gli stessi di quando non è allenata. Cioè ci sono scadimenti a livello fisico in quasi tutti i giocatori e vengono fuori delle situazioni che se poi non si vanno a effettuare dei richiami, queste situazioni si possono trascinare per tutto il campionato. Quindi la Sampdoria non è che non si è allenata bene sicuramente, è andata in super allenamento e adesso semplicemente paga il lavoro malfatto. Quindi dell'inizio stagione. Super allenamento. Sì, super allenamento, esatto. Cosa intendi tu? Quando tu vai a fare cose che andrebbero fatte in un altro periodo dell'anno e le vai a fare caricate perché l'appuntamento verso la partita diciamo importante è talmente ravvicinato che non hai altre soluzioni. Te la giochi prima per pagarla dopo, detta proprio chiaramente. Quindi se non avessero fatto il super allenamento dal... No, è andato in super allenamento, non è che hanno fatto il super allenamento. La Sampdoria è andata in super allenamento. Ma Mainardi non è un po' troppo presto per essere andati in super allenamento? Ha iniziato molto presto la Sampdoria. Ricordatevi che è stata la prima squadra di Serie A a cominciare... Ne abbiamo preso 4. È iniziato a luglio, ma a ottobre era già in super allenamento, insomma, praticamente. Eh beh, stiamo parlando comunque di una società, di una squadra che poi è andata comunque altalenante... e che è un'altra caratteristica tipica di quando sei imballato. Vai altalenante, una partita riesci a giocarla, la partita dopo la paghi. E quindi a Napoli adesso è giocato bene, fare? Adesso dovrò fare un bel richiamo, cercare di fare molto scarico, un bel richiamo e ricominciare come se fosse di nuovo una preparazione estiva. Vabbè, Montella ha uno staff anche bello corposo, pieno di analisti, insomma avrà senz'altro certo, esaminato. Ma io dico quello che avrei fatto io con i pochi mezzi che qualcosa, mi davano quando facevo l'allenatore dilettante. Aspettate un attimo, che c'era anche qui il nostro amico, voleva aggiungere qualcosa. Niente, io seguivo su Abogliasco gli allenamenti e vedevo con Zenga una certa rilassatezza. Poi, come è andato via Zenga, per 2 settimane l'allenatore che era rimasto, il preparatore, gli ha fatto fare gran corse per il campo come una volta. Quindi, evidentemente, hanno capito che non c'erano né con le gambe né con la testa. Tieni presente appunto che ci siamo scaricati e deblosciati. Quando ti alleni alla facendo giri di campo, che abbiamo fatto in quando Europa. Ti alleni facendo giri di campo, lavori in aerobica, che è una delle parti meno importanti nel gioco del calcio, perché il gioco del calcio è applicato tutto in anaerobica. Questo cosa vuol dire? Che se tu non impari a fare scatti, fai allenamenti funzionali a situazioni in cui fai scatti di 3 metri, scatti di 5, corse all'indietro di 30, cose di questo tipo. I giri di campo non sono funzionali a questo. Puoi fare la maratona di New York, ma tu prendi un maratoneta, lo fai giocare a calcio 10 minuti è scoppiato, ve l'assicuro. Hai capito? Comunque tu dici che anche in Serie A, bravo, con bravo. Dei signori professionisti si rischia comunque di cadere in questi errori. Scusate, do il microfono, certo, scusate, sì. Non è d'accordo, prego, ti do il microfono, prego. Non sono d'accordo su quello che ha detto lui, che è un tecnico bravissimo, io non sono tecnico. Ti ringrazio. Però io per dieci anni ho fatto anche le maratone, correvo a livello agonistico, facevo corsa di fondo. E l'unico motivo per cui mi chiamavano nei tornei estivi a giocare a pallone era perché correvo tantissimo, non mi stancavo mai, pur essendo preparato fisicamente, tecnicamente facevo pena, però siccome correvo tanto, gli ultimi minuti delle partite potevo venire fuori e essere utile, per cui io non mi stancavo quando giocavo a pallone. Sì, ma che tornei facevi, scusa? Ho fatto dei tornei anche in Porto. No. Cioè, vabbè, ho capito. Ora, io te lo domando. Mi sento di dare ragione a lui, perché comunque... al mister, perché cioè, correre per giocare a pallone è una corsa diversa, cioè
Il cuore, tanto per cominciare, ad altre frequenze, cioè, rispetto a una corsa di un maratoneta. Sono scatti in velocità, sono cambi di direzione. Attenzione, io giocavo a 7, ed era diverso. Beh, tanto correre a 7 a livello professionistico, sai, cambia tutto, eh. Giocavo a 7, non a giocavo 7, a 7 è undici diverso rispetto all'11. Però non mi stancavo mai. Tanto è vero che ho conosciuto giocatori molto bravi a 7 e mediocri a 11, o viceversa. È un gioco. Va bene, abbiamo fatto un primo giro sulla Sampdoria, non manca ancora pochi minuti, mi sembra. Già? Vabbè, allora andiamo in pubblicità e ci vediamo dopo. Bentornati! Bentornati a tutti in carrozza. Abbiamo fatto una prima analisi sulla crisi sampdoriana, crisi anche perlomeno agli stessi punti del Genoa, ma per tutt'altri motivi magari. Sentiamo un attimo Armando. Secondo sì, te io inizierei, i punti sono gli stessi. Direi che se Atene piange, Sparta non ride. Qua classico. È poco ma sicuro, un classico. Purtroppo il Genoa paga le tantissime espulsioni, non è una squadra che gioca male al calcio, anzi il Genoa gioca quasi sempre bene a calcio a parte la partita con l'Empoli. Purtroppo paghiamo queste ingenuità di tutti questi giocatori e ci sono costati tantissimi punti. 7 partite con esatto, in meno. Esatto. Cos'è, sono record d'Europa, no? È record europeo, sì. Record europeo, ragazzi, sì, non so se vi rendete conto. Siamo esatto. I primi l'anno scorso il Genoa in tutto il campionato aveva totalizzato 6 espulsioni. Quest'anno solo nelle prime 14. E avevamo anche Roncaglia l'anno scorso. Esatto, avevamo un po'. Il buon Roncaglia. Un applauso. Direi fortunatamente avevate Roncaglia. Che ne aveva sommato 2. Perciò non riesco a capire veramente questo pseudo nervosismo, che poi i giocatori devono restare tranquilli perché non si giocano al momento nella salvezza, nello scudetto, un centro classifica, quindi dovrebbero entrare in campo sì decisi, la salvezza, ma scusa, devo interromperti Armando, la salvezza adesso te la giochi, ma vabbè ancora. Ancora sei a 3 punti dal Bologna, non sì, ancora vabbè, dobbiamo essere obiettivi. Fino a domenica scorsa non te la giocavi, quindi eri abbastanza tranquillo, non è che io vedo le altre squadre. Solo la parte esatto. Sinistra, adesso incominciamo adesso, a guardare anche la destra. Adesso è chiaro che. Ma voi non siete preoccupati, scusate. Poi no. Fate tutti. Tu no, nessuno. Io non sono preoccupato. Siete sereni? Non sono preoccupato perché la squadra comunque c'è. La squadra gioca, lotta, grinta. È solo un problema di risultati legati a queste espulsioni, purtroppo. Chiaramente che giochi in 10, giocare in 10 nel. Oggi è molto difficile, anche perché poi il Genoa ha giocato 90 minuti in 10, non è che ha giocato l'ultimo quarto d'ora, quindi è stato difatti l'ultimo quarto d'ora al Genoa non ne aveva più perché troppi giocatori erano stanchi, di conseguenza il Carpi ha fatto il 2-1 negli ultimi 5 minuti. Dobbiamo sentire anche un po', perché io non so, per esempio Gianluca Bertone è arrabbiato, arrabbiato da tifoso, è tutto un suo diritto, per le dichiarazioni che ha avuto Gasperini. Poi voglio sentire anche un po' il discorso perché Gasperini si è un po' risentito, perché insomma la stampa, i tifosi, insomma tutta la compagnia danzante, gli ha detto praticamente al mister che ha sbagliato i cambi, ha sbagliato modulo, queste cose qua, e lui si è un po' risentito. Comunque, prima di sentire appunto il vostro parere, Ireneo? Io penso che quest'anno bisogna un pochettino smorzare un po' tutti i toni. Penso che l'obiettivo generale nostro, come dice Roberto Scotto, sì, bravo, bravo, il quale saluto. Salutiamo Roberto Scotto. Ciao Roby! Grande bomber, grande Roberto. Penso che sia una salvezza tranquilla da raggiungere quanto prima. Bisogna volare tutti bassi, cercare di remare dalla stessa parte. E anche Gasperini ogni tanto farsi mia colpa, perché anche lui ci mette del suo. Beh, detto da te che tu sei un gasperiniano, voglio dire. No, vabbè, un altro allenatore in questa piazza non so se avrebbe fatto meglio di quanto sta facendo Gasperini, perché si sa che i giovani con Gasperini li porta fuori, li fa giocare. Guarda Niang, un anno ancora su a Milano, ci ringraziano per l'anno che ha giocato qua a Genova, Niang.
Invece per quanto riguarda noi tifosi, che ci siamo sempre, come dall'altra sponda ci sono sempre comunque sia, l'obiettivo è quello di una salvezza quanto prima raggiungibile, senza montarci la testa, cercare di passare gli ottavi quantomeno di Coppa Italia. Ricordiamo che ieri c'è stata la partita Palermo-Alessandria e l'Alessandria ha vinto 3-2 contro la squadra allenata da Ballardini, che se fosse successo qua Ballardini l'avrebbe crocifisso in Piazza De Ferrari. A breve termine torna di nuovo Iachini, vedrai che passano 24 ore. Spero quanto sia che la società si metta la mano sul cuore di farci giocare alle 20:45 e non alle 18 di orario feriale. Bravo. La gente lavora. Bravo, bravo. Ireneo, e poi sentiamo... Comunque anche a Palermo non è che si saranno divertiti tanto Zamparini, voglio dire. No, no, infatti. Ballardini probabilmente ha già un posto prenotato in piazza anche lui. Con una gogna minima. Sì, 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 insomma. Prego, prego. No, e poi Gianluca e poi naturalmente anche il nostro Seba. Prego. Io voglio solo dire che ho da tifoso l'impressione che quella del col Carpi sia una sorta di episodio, cioè l'espulsione di Pavoletti ha condizionato ovviamente tutta la partita e ha probabilmente mandato proprio in confusione anche Gasperini stesso. Lo dimostra il fatto che è la seconda, secondo me, è la seconda volta che Gasperini fa delle sostituzioni di giocatori che sono subentrati dalla panchina. Mi sembra sia la seconda volta in questo campionato, già una cosa strana, secondo me. Sì, De Maio addirittura ha preso la giacca, si è molto arrabbiato. Si ostina anche questa volta a far giocare Pandev, che secondo me è un giocatore, un errore, è stato un errore. Può capitare che una società prenda un giocatore. Vuol dire che Pandev è etichettato un po' come lo era Zenga per la Sampdoria come allenatore, perché io mi sembra di capire che Pandev è un giocatore che non pure Pandev è un po' come capo espiatorio dell'inizio del campionato, come Zenga, uguale, dai, diciamo le cose come stanno. Per me non è un capo espiatorio, per me è semplicemente un buon giocatore che nel Genoa non ha trovato i suoi spazi, quando gli sono stati dati spazi non li ha sfruttati. Vabbè, ma parliamo che siamo ancora alla 14esima. Sì, siamo ancora, insomma, siamo, io dico che siamo già un terzo di io campionato. Dico siamo già alla 14, cioè, secondo me è un giocatore che ha avuto ha giocato Pandev di queste 14 in fine dei conti. Ha giocato 7-8, ma forse di più tra spezzoni di partite. Sì, però non ha mai una volta convinto, neanche una volta, neanche una partita da dire sta partita ha giocato bene. Quindi può succedere che... Poi sentiamo Gianluca e poi Sebastiano, ci sono arrivate qui delle mail in redazione per quanto riguarda il Sampdoria e Genoa, leggiamo subito quella del Genoa, che ci chiedono come mai Tacidis non faccia neanche mai un minuto vedendo un Tino Costa così stanco. Però insomma io credo che Gasperini non ne faccia di dispetti ai propri giocatori, non lo so. Vi dico la verità, non lo so. Bisogna fare la domanda a Gasperini e sicuramente Gasperini ha la risposta, perché ripeto, non è che il marito com'era quello che si, com'è il detto, cioè non è che si però non è che si fa i dispetti da solo Gasperini. Se non gioca, evidentemente ci sa, non lo vede, addirittura dice che non lo vede. Comunque, Gianluca, anche un mio amico genuano mi ha detto che più che il problema della mancanza di Pavoletti, nelle prossime settimane si sentirà il fatto che gioca sempre un Tino Costa molto scarico. È stanco, è un po' giù di tono. Gianluca, e io, Mainardi, non lo so. Dai Gianluca, dobbiamo correre che poteva passare alla Sampdoria. Poi Sebastiano, prego. Tacidis, oggi è uscita la notizia che vuole andare via. Così abbiamo... Ieri è uscita la notizia di Tacidis. Sì, io non credo che Tacidis venga qua a Genova per fare 5 minuti, appunto, è un 92, a 23 anni è normale che vuole andare via. A parte il fatto che io Tacidis l'avrei messo dentro molto prima. Ho capito, però se Gasperini non lo mette, allora, ci sarà una buona motivazione, credo. Come non vedeva tanti altri giocatori che poi se ne sono andati. Comunque volevo riprendere il discorso... Tu sei arrabbiato con Gasperini? Io sì, tantissimo. Perché? Io sono arrabbiato perché deve, secondo il mio punto di vista, vedere un po' più il futuro del Genoa, nel senso non può pensare solo a vincere. Cioè, personalmente, domenica se metteva un po' di umiltà e facendo due cambi azzeccati... Un 4-4-1. Ti fanno segno di sì, tuoi colleghi. Poi sentiamo un giro 4, veloce. Un 4-4-1. Il Genoa non dico che vinceva, perché magari il pareggio era anche giusto, perché 90 minuti in 10 il fiato lo tiri.
Però cioè, secondo me cioè, poteva essere un po' più razionale nelle sostituzioni. No, non può essere così sempre. A Empoli l'abbiamo persa per causa sua. A Torino è stata raddrizzata. Ci sono tante partite che devono, si dovrebbe rivedere. E poi non può essere furioso. Furioso con chi? Deve essere furioso con se stesso. Punto. Cioè, vabbè, una bella disamina di un tifoso veramente del Genoa. Sebastiano. Fabri, scusa. Sì. Fabri, scusa. Parere personale. Volevo rispondere a lui. Pandev, secondo me, non era neanche da prendere. Ce l'avevi, l'hai visto domenica, ce l'avevi. Boriello, tu parli. Bravo. Però Boriello voleva giocare. Forse Boriello e Pavoletti erano la staffetta che la società aveva paura. Fabri, poi col seno di poi è sempre difficile. Fabri, a Carpi gioca. A Carpi. Sì che gioca. Gioca. Come non gioca? È titolare. No, è adesso ve ne viene anche. Okay. Sebastiano, vabbè, prego, ciao, Seba, ciao. Poi Sampdoria. Ciao. Sampdoria. Io, vabbè. Diciamo che io sono un po' diciamo una voce fuori dal coro, nel senso che sono abbastanza ottimista sia del Genoa che la Sampdoria. Vedendoli giocare penso che tutto questo pessimismo sia assolutamente non motivato, anche perché credo che da una parte il Genoa abbia la capacità, tramite comunque sia le conoscenze dell'allenatore, di poter uscire da questa situazione, anche perché siamo a 3 punti dalla Lazio, quindi la Lazio a questo punto si dovrebbe preoccupare di retrocedere. E io col Carpi l'ho vista, penso che il Genoa abbia fatto probabilmente meno punti di quelli che poteva fare, però ha pareggiato, ha vinto partite che senza l'atteggiamento di Gasperini avrebbe perso o pareggiato Torino e Sassuolo, perché credo che lui sia sempre un valore aggiunto, lo dimostra la partita l'anno scorso con la Juventus, che ha portato comunque sia Antonini andare a fare l'attaccante, e credo che lui sia veramente il valore aggiunto. E per quanto riguarda invece la Sampdoria, penso che gli attaccanti della Sampdoria non devono invidiare nessuno degli attaccanti che ci sono almeno tra le prime 5 squadre. Okay. Quindi penso, bene, che io intanto potremo in sottofondo sicuramente ritirarci su. Perfetto, più sottofondo sento i Joy Division, Alfredo. Cosa esatto. Ci vuoi? Mi viene in mente Peter Hook. Esatto. Così a caso. Mi hai tirato la volata. Dici qualcosa. Sabato 12 dicembre all'Auditorium dei Magazzini del Cotone al Porto Antico ci sarà il concerto di Peter Hook, che per chi non lo conoscesse è il fondatore, il bassista dei Joy Division e dei New Order. Mica pizze fichi. Due band inglesi che hanno fatto la storia del pop punk, del post-punk e della musica elettronica, e viene per la prima volta a Genova. E dopo il concerto avrò l'onore di mettere la musica per lui all'after party ufficiale del concerto che si terrà al Beautiful Loser in Piazza Marsala. Ragazzi, bello, complimenti, Alfredo Biagini, bello, e Peter Hook, mica, complimenti, complimenti, Biagio. Mi tremano le manine già adesso. Solo giustamente dovevamo avercelo a tutti in carrozza. Allora, prego. Allora, Sampdoria, Zenga ha fatto delle belle dichiarazioni in settimana. Ha detto, per prima cosa, che non c'è mai stato Fini in Conferrero fin dall'inizio. Che voglio dire, come dichiarazione, ha detto non c'è stato, non c'è Fini, non c'è stato Fini dall'inizio. No, è acceso, scusa, Zenga può dire quello che vuole. Zenga può dire quello che vuole. Noi siamo tifosi che è 50 anni che andiamo a vedere giocare a pallone. Credo che qualcosa avremmo imparato, no, di questo, oltre che aver un po' giocato. E diceva anche, allora, che Ferrero gli faceva leggere i messaggini dei tifosi, no, che lo insultavano. Quello dopo, dai, diciamo la verità. Le prime partite sono andate bene. Purtroppo, poi strada facendo, si sono afflosciati. Ora, le prime partite non, ragazzi, sono andate io, lì. Io veramente, quando vedo la partita, vado, non lo so neanche io, in depressione, perché non riesci più a vedere una partita di calcio. Ma secondo te doveva essere o doveva farsi da parte subito dopo il Vojvodina? Io credo di sì, perché i tifosi al 90% la pensavano così. Io ti dico, seguo a Bugliasco gli allenamenti, ti posso assicurare che su 100, 200 che siamo su, 90-95% eravamo d'accordo già la prima di chiuderla lì. Dopodiché ci sono state 2 o 3 partite che ci hanno un po' illuso, forse. Anche perché Der e Muri segnavano. Adesso hai 2 giocatori che non ti segnano più un gol da 3-4 domeniche, e hai una difesa che tutte le domeniche si becca il gol o i 2 gol, addirittura 4 a Milano, che è stata una pena incredibile. Quindi io mi auguro che finalmente ci sia, se non altro, un po' più di grinta, un po' più di determinazione, e che Muriel, Der e forse anche Cassano diano quel qualcosina di più. Sasha, Muriel lo continueresti a schierare o lo lasceresti in panchina domenica?
sinceramente Muriel non lo so manco io, non l'ho visto proprio magro, diciamo, ultimamente. Peggio di Cassano, però sinceramente, a parte lui, che possiamo far giocare? Poi posso dire una cosa? Puoi dire quello che vuoi nei allora termini, alla prima giornata limiti di campionato. Sì, sì, certamente, la verità, alla prima giornata di campionato Zenga doveva essere già cacciato se non vincevamo la prima partita. E me l'ha detto una persona che doveva cacciarlo. Queste sono informazioni tue che, diciamo, doveva venire Spalletti. Spalletti addirittura, sì. E perché non è venuto e Spalletti? Poi Cassano l'abbiamo preso perché i social network hanno spinto di prendere Cassano. È tutta lì la verità. Cioè, punta. Praticamente mi stai dicendo che l'esonero di Zenga e l'acquisto di Cassano è stato proprio determinato dall'era dei social network, praticamente. No, perché Ferrero Zenga faceva leggere Zenga, i messaggini a Zenga dicendogli: guarda, qui su Facebook scrivono che sei un po' così. No, no, c'è forse gente, è meglio che te ne c'è vai. Gente, non faccio nomi, Cassano, che legge queste cose qua e riferisce al padre, punto. Io invece volevo dire una cosa, sempre per quanto riguarda la Sampdoria, però hai 30 secondi per rispondere, Mainardi. Mi hanno detto giusto stamattina che un allenamento di Walter Zenga, cari tifosi blucerchiati, era che prendeva il pallino delle bocce e i propri calciatori da lontano li faceva tirare col pallone regolamentare per avvicinarsi più possibile al pallino in modo e maniera che imparassero a 360 gradi la precisione. Mi è stato detto questo. È un allenamento un allenamento congruo nei settori giovanili. Vedi, io non lo sapevo. Sì, hai mai visto Sasha? Tu lo sapevi? Nei settori giovanili ci sono degli allenamenti a tema che hanno uno scopo ludico, cioè ovvero che fanno giocare i ragazzi in modo tale che possano anche divertirsi, e questo è figlio, questo allenamento è figlio di quel tipo di criterio che si usa, si adopera per poter far sì che i bambini possano giocare e divertirsi, perché il gioco del calcio deve essere innanzitutto divertimento. Perfetto. E sul ludico di Mainardi noi andiamo in pubblicità. Bene. Abbiamo cominciato così, via, su, ancora un applauso allora, via. Allora, stavamo parlando di Sampdoria, di Zenga, ma insomma, allora, Vittorio, ad esempio, un microfono, diamo un microfono a qualcuno. Insomma, Montella, allora, questa settimana, secondo te, che cosa gli sarà balenato in testa? Quali possibili soluzioni potrebbe proporre adesso? Tanto abbiamo la nostra Sonia che si deve schiacciare tutto da una parte. Microfono, attenzione, un attimo. Abbiamo dei problemi al microfono, prego. Ok. Dicevo che in questo momento, secondo me, il 4-3-1-2 e il 4-3-3 non sono due moduli che possono andare bene. Ora, non è un caso, secondo me, che il caro Sinisa abbia giocato per la prima volta col Milan. Scusa, Vittorio, scusate, tanto è il bello della diretta. Non toccate i microfoni, era spento. No, non sto dando la colpa, però era spento. Prego, prego, tanto è il bello della diretta, scusa Luca. Allora, terza volta, riproviamo. Allora. No, ma ti sei sentito la seconda parte? Un applauso! Prego, prego. Allora. Basta, scusa, devo interromperti pubblicità. No, non è vero, non è vero, vai, vai. Allora, dicevo che secondo me non è un caso che Sinisa abbia usato il 4-4-2, è la prima volta quest'anno. Perché? Perché ha capito che lì in mezzo con la mediana 3 soffriamo come i pazzi. Perché comunque con l'Udinese centrocampo a 5 e non avevamo visto il pallone a metà campo. Fiorentina, stesso identico discorso. Penso che ormai gli avversari, nel momento in cui giochino contro la Sampdoria, abbiano capito che se vai ad aggredire il centrocampo e soprattutto Fernando e Barreto, che non è un caso che secondo me stiano attraversando un momento abbastanza di flessione, ne approfittano e da quel momento in poi alzano il baricentro del gioco e ci ritroviamo schiacciati in difesa. Quindi 3-5-2, 3-4-3. Allora, scorsa volta non lo 5-3-2, 5-5-5 la Lino Baffi, dai. Modulo a farfalla. Posso fare un piccolo inciso? Il 4-4-2
adoperato da Mihajlovic e forse ora da Mantella. È il modulo che usano tutti gli allenatori quando non sanno più che pesci prendere. Ma perché è quello che perché è il più difensivo di tutti. Ma perché ti copre meglio il campo, secondo me. E ti copre meglio il campo. Quando un allenatore arriva al 4-4-2 o quando comincia a invertire gli esterni, sappiate che sta raschiando il fondo del barile. Però Mainardi, fallo dire a Del Neri che ci ha costruito una carriera sul 4-4-2. Anche Novellino, anche Novellino. Sì. Prego, Paolo. Scusa un attimo. Funziona? Certo, andate. Bene. Con le punte spuntate che abbiamo, il 4-4-2 giustamente è un modulo difensivo che serve oggi. Ma se Cassano facesse i 20-30 minuti buoni e potesse servire chi fa gol, io lascerei invece questo che c'è. Penso che sia così. Le punte spuntate non segnano, per cui il 4-4-2 è un modulo di protezione. Ma perché? Però se avessimo Cassano un forward, certo, che serve, si potrebbe andare con un altro principio. Ma Paolo, cioè, allora, a mio avviso manca, comunque dicono sì, ma i muri e le dere, ok, però a me piace tanto la punta centrale alla Toni, non lo so. Tanto per citarne uno che manca come il pane al Verona, ad esempio, adesso ritornerà e Del Neri l'avrà a disposizione proprio dopo l'esonero di Mandolini. Ma noi, se avessimo uno straccio di possibilità di provare Rodriguez, secondo te farebbe così male, peggio di Muriel, allora, fino adesso? Rodriguez non l'abbiamo mai visto, per cui oggettivamente è difficile giudicare. Però dovremmo cambiare anche un po' modulo, schema, adattarlo, allora, secondo a una me, punta d'aria. Secondo me comunque Rodriguez è un giocatore più alla Inzaghi che alla Toni, per perché capirci. Se ne parla per domenica anche della possibilità. È un giocatore più da profondità che un giocatore in grado di fare la torre, di spizzare i palloni, e per cui non so quanto possa cambiare a livello tattico in attacco con lui, perché comunque mancherebbe sempre qualcuno in grado di servirgli la palla in profondità. Io credo che comunque Montella dovrebbe cercare appunto in questa fase di limitare i danni almeno fino a Natale, perché purtroppo si tratta di limitare i danni, perché abbiamo una condizione atletica assolutamente deficitaria. Marco, stai dormendo? No, ci sei. Scusa, okay. Scusa. Sono depresso, guarda. Lo so, arriviamo a questo. Sono vicino qua al mio amico qua, non prego, ti, prego. Non ti fare distrarre. Dai, su depressi, ragazzi, mi piace parlare di calcio stasera, allora, dai, su. A proposito di gennaio, secondo te cos'è che dovremmo comprare, su cui dovrebbe puntare? Una calza col carbone, ha detto Ireneo. Cosa avrà chiesto Montella a Ferrero per risolvere i problemi della rosa, secondo te? Cosa avrà chiesto? Per il momento non ha chiesto niente ancora. Ha chiesto di regalare Zukanovic a Gianluca adesso, qui, così almeno. Allora, secondo me, ancora per 15 giorni starà studiando gli ingredienti che ha per capire se riesce a mettere in campo una squadra decente. E poi vedremo. Scusate, parlate col Sasha, microfono, sennò da casa cambiano canale. Sennò non te lo... Ma scusate, sì, ma in questa trasmissione nessuno parla di cosa ha combinato Ferrera Tiquitaca e Cassano. E adesso ne parliamo. Se perché? Non so niente, dimmi Sasha, parliamo. dimmi cosa. Cosa ha combinato Ferrera? Ma quando? A Tiquitaca. Ma questo lunedì passato? Certo. Non so niente, illumina, giuro sul Genoa, non so niente, cosa è successo? Non mi fai parlare un sandoriano che magari parla meglio di me. Giuro sul Genoa, no, vuol dire che... Io so cosa è successo. Vabbè, però allora, preferisco Ferrero, che parla una persona più seria di Ferrero, me. Ferrero, ma giuro, no? In collegamento, tu lo sai, Massimo? Certo. Ah, ma niente di particolare. Era in collegamento video con la redazione in studio. L'hanno fatto intervenire un paio di volte su Napoli-Inter. Dopodiché, al terzo collegamento, Ferrero non c'era più. Se n'era andato via. Perché? Il giorno dopo ha dichiarato su Twitter che se n'era andato perché non lo facevano parlare di Sampdoria e lui non andrà più in trasmissioni in cui non si parla di Sampdoria. Giusto? Certo, esatto. È la verità. E forse ha anche ragione, diciamo, perché insomma... No, alla fine non è sì, che... Ma Sasha... Erano d'accordo per farlo parlare anche di Sampdoria, sì, non l'hanno fatto parlare Sasha, della Samp. Poteva anche aspettare. Al di là di quello, no, che è una cosa... puramente sì, televisiva. Ma tu devi capire che il presidente in questo momento non è che molto tranquillo. Ma a parte che non è tranquillo, non pensi che a volte incida troppo, un po' come faceva Berlusconi, no? Che vuole fare la squadra lui.
nel senso che magari gli dice a Mihajlovic questo è tuo, fallo giocare a Zenga, questo è Cassano, fallo giocare. Non pensi che sia magari una forzatura? No, secondo me è una forzatura che il presidente vuole per forza far giocare un giocatore che probabilmente ormai non può più giocare in Serie A. Secondo me c'è qualcos'altro sotto. Cosa c'è sotto secondo te? Secondo me è una nuova presidenza. Cioè... una nuova presidenza. Vabbè, comunque Cassano, per concludere, invece erano uscite delle voci, più che delle voci, anzi anche la Gazzetta stessa aveva scritto che c'era stata una nuova cassanata durante la rifinitura prepartita con il Milan, cosa puntualmente smentita dalla società, dallo stesso Cassano che si è preso il 13° tapiro dicendo poverino che comunque lui non aveva fatto niente, ma io penso a chiedergli perché a meno 5 da non mi ricordo chi che ne ha presi 18, vabbè. Sì, Marco, ti ha interrotto Sasha, magari. Pure intanto guarda. No, ti stavo dicendo appunto che secondo me poi passiamo al Genoa. Montella sta un pochettino valutando i giocatori che ha. Spero che quel paio di giocatori veramente imbarazzanti li levino proprio dalla rosa. Chi sono i giocatori imbarazzanti? Basta vedere le pagelle. Non lo dico calcisticamente imbarazzanti. Basta vedere le pagelle, quelli che prendono. Beh, allora domenica tutti praticamente, cioè domenica uno è tre anni che sta con noi, che proprio e gioca sulla sinistra. Non lo sopporto. Bello vicino, Marco, scusa, se ti giri con la bocca non lo sopporto assolutamente. E poi un altro che quest'anno, insomma, mi sta veramente deludendo anche come persona. Vabbè, e invece Gianluca, ti ho chiamato Giancarlo prima, vabbè. E poi abbiamo un po' di numeri di Genoa e Sampdoria con Tessitore, eh? Sì. Come sempre, come tutti. Faccio solo una domanda. Come tutti i giovedì, prego Gianluca. Cosa vuoi? Chi sostituisce Pavoletti da domenica? Gakpé e Perotti. Io ti dico che sabato sera il Genoa si presenterà a San Siro con Pandev. Me ne vado. Sabato sera, te lo dico, no? Me ne vado. Ma no, non dovete fare così. Insomma, Pandev. Ma perché? Ma perché? Io magari fa due gol, fa il gol dell'ex. Allora, se presenta Pandev, me ne vado. Vieni là a sud, dillo un po'. Un po' di numeri. Mai. Tessitore. Sergione Gabke. Abbiamo Sergione. No. Sergione. Allora, per Sebastiano giocherà Gapke, invece io credo che giocherà Pandev. Poi Ireneo ci dovrei raccontare della cena di Natale, eh? Anzi, scusa tessitore, dimmi. Mi puoi dare il microfono prima di fare tutto il tuo, che è un po' più lungo. E ci sarà, se potete farmi un primo piano per favore qui, grazie, ma il nostro Luca Stegani è il numero uno. La cena di Natale rosso-blu, Ireneo insieme a Luca Sonnati, Bruno De Bernardi, insieme a Bruno De Bernardi hanno organizzato questa splendida cena di Natale, rigorosamente tutti i tifosi rosso-blu sarete al Fuori Grotta, si può dire a Fuori Grotta in Corso Europa, online, su Facebook. Quanti siete? Per il momento andiamo sopra i 60. Porca misera, sarà là, arriverete a un centinaio. Ci proviamo. È una bella cosa, eh? È annuale, è una cena che viene fatta sia prima di Natale e come saluto a fine anno normalmente. E più siamo e meglio è. Ma ci sarà anche qualche giocatore, non credo, sabato sera. Magari qualche collegamento, non si può dire ancora. Va bene, un applauso a Ireneo per questa iniziativa loro. La cena che poi c'è la Befana, dice. Allora, prego, Armando, allora, poi sentiamo anche a proposito di allenatori di Genoa e Samp, so che hai dei dati ben precisi. Sì, come avete richiesto, ho tirato giù tutti gli allenatori della Sampdoria e quelli del Genoa. Chiaramente faccio una classifica, solo i primi, perché sennò... Allora, gli allenatori della Sampdoria sono stati 47, compreso Montella. Il primo allenatore blucerchiato è un tal Giuseppe Galluzzi, che ha allenato chiaramente la Sampdoria, certo, nel campionato 46-47. Il primo in assoluto è Vujadin Boskov, con 196 presenze. Facciamo un applauso a Vujadin. Grande Vujadin. Grande Vujadin. Direi di sì. Boskov, che chiaramente con la Sampdoria ha vinto tutto, dallo Scudetto, la Coppa Italia, Supercoppa, la Coppa Coppa, eccetera, eccetera. Allenato dall'86 al 92 e poi è tornato nel 97-98. Al secondo posto abbiamo Walter Novellino, che ha allenato dal 2002
al 2006 con 186 che presenze. Ha fatto grandi cose con la Sampdoria Novellino, no? Paolo, sì, beh, insomma, dalla B a là, certo, no? Certo. Ce l'hai qua, ce l'hai qua. Interagite pure con Armando, il cofano, però interagite bello, con Armando, non vi preoccupate, certo, veloci però, veloci. Terzo... Da via la A con una squadra che sarebbe venuta su da sola, non è, adesso non, vabbè, non è che quindi meriti non tanto... ce n'ha Novellino, vabbè. Novellino proprio. Beh, vabbè, però è durato, voglio dire, 4 anni, 186 presenze al secondo posto. Al terzo posto abbiamo Eriksson. Eriksson ce l'avete con 170 nel cuore, presenze. Sì. Ha vinto comunque Eriksson, anche lui una Coppa Italia, è arrivato anche quarto. Eriksson forse si è visto il calcio più bello degli ultimi anni. Sì. Coppa Italia. Coppa Italia. Sì, certo. Avevamo Gullit, Jugovic, insomma una Gullit squadra che aveva Eriksson ha fatto ben poco comunque, molto poco. Al quarto posto abbiamo Bernardini che ha allenato la Sampdoria dal 65 al 71 con 158 presenze. Io direi di menzionare anche Bersellini. Esatto, te lo stavo dicendo. Perché... Che ha allenato per 2 anni, 75-77, e ha vinto, se non erro, la prima Coppa Italia. La prima Coppa Italia nell'85. Nell'85. Ho tirato giù anche qualche peggiore. C'è un certo Ugo Amoretti, non so se qualcuno se lo ricorda, con una presenza. Poi è stato 56-57, è stato cacciato. Scusa Armando, come puoi dire, non so se di voi c'è uno che se lo ricorda, Amoretti con una presenza. Volevo, lo ricordi te, volevo perché... testare la loro sandorianità, abbi pazienza. Nel 56, oltretutto. Te c'eri già, lo so. Però qualcuno no, qualcuno è presente qua, c'è gente del 40 qua, ragazzi. E anche comunque un certo Matteo Poggi con 2 presenze. Questi sono, diciamo, leggo anche un Luigi Cagni, sì, un Luigi Cagni 2001-2002 non con 4 presenze. No, Cavesini ha fatto più presenze, no? Sì. Quindi questi sono, diciamo, gli allenatori che hanno fatto. Andiamo con quelli del Genoa. Basta, abbiamo un minuto, Vai. Volevo ringraziare l'amico Tiziano che mi ha dato tutti i dati per quello, certo, che riguarda la Sampdoria. Però scusa, posso dire una cosa su Novellino? Dimmi. Che non mi è sembrato di sentire chissà quale entusiasmo. Ci ha portato in Europa con gente come Kutuzov. Cioè ragazzi, non aveva chissà quale tipo di rosa. Siamo andati in Europa. Abbiamo anche un anno rischiato di andare in Champions, no. Perché era un allenatore molto grintoso, me lo ricordo, tirava fuori il massimo. Poi i due, sì, che ha citato lui prima, che Dio ce ne scampi al libero. Poi scusate, come mai non c'è Walter Mazzarri? Perché Mazzarri non è tra i primi. Se l'è dimenticato. Ah, non è tra i primi. No, non è tra i primi. Beh, ha fatto 2 anni se non sbaglio, no? Comunque Novellino veramente. Ora, probabilmente gli anni in cui ha allenato Novellino la Serie A non era. Non penso che sia rimasto. Allora, facciamo una cosa. Due cerchiati. Facciamo una cosa, andiamo a fare un po' di pubblicità che abbiamo l'ultimo blocco che dobbiamo parlare degli allenatori del Genoa, come no, e delle e ragazze per quanto riguarda, esatto, sabato, bravi. Certo. E vai, eccoci qua. Allora, in sottofondo sento Billy Idol. Non lo sento più. Sì, lo sì, sento. C'è, sta arrivando. Compiva gli anni il 30 novembre, mi sembra. Esatto, Billy Idol. 60 anni. 60 anni Billy Idol, che concerti ancora in formissimo. L'abbiamo visto anche a Lucca, sì, quest'estate. Recentemente. Un concerto incredibile. Vabbè. Allora, chi stava parlando qui, il nostro Armando? Non tanto so se scusa, prima di continuare con, sì, Armando, che stavamo parlando di Sampdoria e degli allenatori, ricordiamo che da, certo, domani, certo, in poi, oltre naturalmente sulla rete Ammiraglia, canale 13 di Telenord, potete vedere, certo, sulla rete, su genoanews1893.it. È un sito nuovissimo, nuovo, appena entrato, per quanto riguarda Genoa, i tifosi del Genoa, che metterà anche il video della puntata di questa sera, tutte le settimane, quindi anche i tifosi blucerchiati tranquillamente possono andare, perché qui naturalmente si parla di Sampdoria e Genoa, in questo caso, quando ci sarà poi anche un sito della Sampdoria che vorrà aderire insieme a noi, noi metteremo, saremo qua, anche sulla nostra pagina sulla Facebook, pagina, comunque, sì, certo, certo. Prego. Prego Armando. Sì, allora passiamo agli allenatori del Genoa. Il Genoa ha avuto ben 87 allenatori, ma la storia del Genoa è un po' più lunga.
Allora, il primo in assoluto in graduatoria è William Garbutt, il primo mister della storia del calcio. Con ben 422 presenze nel Genoa. Pioniere del calcio postmoderno. Ma esatto. Non era Fred Grazie Flintstone? No, era William Garbutt. Sicuro? E se tutti si chiamano mister, lo dovete a William Garbutt. Il primo in assoluto. Veramente? Esatto. Se si chiamano mister gli allenatori è dovuto? Sì. Il primo mister in assoluto è stato, nella storia del calcio, è stato William Garbutt. Immagino Prego. Perché inglese. Chiaramente, essendo inglese, quando è arrivato a Genova... lo chiamavano Mister Garbutt e da lì in poi tutti gli allenatori del calcio italiano si sono chiamati mister. Pensa un po', un altro primato. Esatto, un altro primato. Vabbè, dai, è chiaro, siamo sì, anche quello. Cioè, per quello c'era anche il primato che il Carpi ha vinto la sua prima partita fuori casa domenica scorsa. Prego. Poi al secondo posto abbiamo Giampiero Gasperini con 272 presenze. Al terzo posto il grande Gigi Simoni con 271 e ricorderei anche Sandro Castilvestri, anni 70, con 156 presenze e il mitico Franco Scogli, un applauso particolare, con 137 presenze e chiaramente una dedica speciale a Osvaldo Bagnoli, è chiaro. Allora, per quello che abbiamo anche un record negativo, perché Guidoling è stato l'allenatore del Genoa, però ha totalizzato zero presenze. Ha fatto la preparazione e poi è altro record, è un record negativo. Lo ricordiamo perché, per quelli che seguono poco il calcio, ricordiamolo successo, perché cos'era successo. Ebbene, nel 2005 la famosa valigetta. Il Genoa dalla Serie A si è ritrovato in un batter d'occhio in Serie C. So che eravamo in più di 20.000 quella sera a Luigi Ferrari a festeggiare i vari Amelia, i vari fuoriclasse che aveva preso Presidente, Lavezzi, Milito. Insomma, poi abbiamo fatto la Serie C e siamo andati a Castel di Sandro. Esatto. Avevamo preso anche Abbiati, che a quei tempi Abbiati aveva 26 anni. Esatto. Parliamo di uno dei portieri insieme a Buffon. Più forti del panorama europeo. Peccato. Un peccato. Poi abbiamo il buon Donadoni, ex tecnico della nazionale, con 5 presenze nel Genoa, perché è stato esonerato quasi subito. E Beppi Pilon, se ve lo ricordate. Beppi Pilon me lo ricordo. Era il licenziabile. Esatto, l'allenatore licenziabile. Mauro. Quanto è durato? Quattro partite. Il licenziabile, quattro partite. Non prendete in giro perché il vostro presidente ha detto: se toccate Zenga, toccate la Sampdoria. Ve lo ricordate? Hai ragione. L'ha detto un mese fa. È vero. E quindi, per favore. Ma lui parla. Non è il microfono. Si è arreso all'evidenza. Eravamo tutti contro. Primo allenatore licenziato dai social network. Però io credo che poi alla fine della favola remare contro, come potrebbe remare, no. Che poi voglio usare un altro aggettivo perché poi mi dicono giustamente che dico delle cose sbagliate, però non aiutare in quel caso lì Zenga, non aiutare Pandev, non aiutare certi giocatori, alla fine si fa il gioco contrario e controproducente per la società e per noi tifosi, perché noi vorremmo sempre vedere le nostre squadre. Lui non ci ha aiutato a farsi aiutare, bisogna anche dire questo, non è che avesse un atteggiamento tanto non è rimasto neanche sul groppone della società, perché ha trovato subito un altro contratto, ha già debuttato nell'Al Shaab, te la dico la genovese, in ultima posizione scusami, in classifica negli Emirati Arabi, in ultima posizione, e ha già perso 3-1 la prima. Insomma, vabbè, quindi. Ascolta, ti posso dire una cosa? Dimmela, vai. Zenga è un refioso, punto, fine. Vabbè, questa è una tua opinione soprattutto personale. Allora. Il genovese, lei è un refioso, hai ragione. Un è refioso! Allora, sentiamo un po', Massimo, ci abbiamo Antoine. Come no? Ragazze, come allora, siete? È il vostro momento qua. Facciamo un applauso alle nostre ragazze. Allora, ma le facciamo presentare una a una ad Antoine, dai, vai. Sì. Ci sei? Vai. È acceso. Tranquillo. Ma perché guardate il microfono tutti? È acceso. Allora, tanto qua presento ce Natalia. La facciamo, vai. Natalia Nigai, 17 anni, genuana. Buonasera. Aspetta, prima le presento. Buonasera a tutti, mi chiamo Chantal. Ho 20 anni e amo il Genoa.
perché è la squadra più bella di Genova. Brava. Benissimo, eh. Allora, adesso vi presento Lisa. Sono Lisa, ho 18 anni e anch'io tipo non ci Genova. Ricordiamo l'età, insomma. Un attimino. Io tipo Genova. Va bene. Poi abbiamo Elona. Elona qua che ride sempre. Facciamo un bel sorriso, Elona. Buonasera a tutti, mi chiamo Elona e ho 18 anni e tipo il Genoa ovviamente. Brava. Non l'avrei mai detto con quella sciarpa al collo, guarda. Brava. Poi qua ci abbiamo nei distinti. C'è un po' di traffico, scusate, il classico. Giù le mani, Classica nei scena che si vede negli intercity. Ci abbiamo Aurora, eccola. Ciao, sono Aurora, ho 17 con anni bandana. E sono genuana da quando sono nata praticamente, quindi. Qua ci abbiamo Elisa. Elisa nel parterre, vai un po' più avanti, ok? Eccola, va la presente. Modello anni 30. Buonasera a tutti, sono genuana, ho 18 anni, mi chiamo Elisa e il Genoa ce l'ho da quando, nel cuore da quando avevo 2 anni. Ok. E voi non potete capire la fatica tra che c'è stare qua dietro stasera. Elisa, un lavoro usurante. Vabbè, ripetiamo il motivo. Elisa, prego. Alla maglia di Milito, invidia! Invidia. Allora, come mai sono tutte qui schierate? Ricordiamolo, Antoine. Siamo qua tutte schierate perché sabato 5 dicembre. Prego, guarda pure sabato 5 dicembre. Camera. Guarda pure la nostra camera, ti ho detto, ti sei girato, okay. Dalle spalle. E c'ho la scritta dietro, faccio un po' di advertising. Sabato 5 alle 4, 5 dicembre alle 4. Del pomeriggio in via Ceccardi e le nostre ragazze genuane, che ora ho provato una parte ma saranno una decina, 10-12 sì. Più o meno via Ceccardi, via dove? Ceccardi, da diciamolo questione di feeling, da questione a caso, di feeling, chissà come mai da questione di feeling facciamo un volto da modella e una delle mie ragazze sarà il volto di questione di feeling e qua ci vuole l'applauso. E poi ci sarà Fabrizio, dimmi se sbaglio, una campagna pubblicitaria, no? Poi ci sarà tutto quanto, appunto la campagna Volto Nuovo che poi staremo a vedere strada facendo, assolutamente sì. Volto Nuovo, questione di feeling, ci saremo noi con le telecamere di Telenord, ci sarai tu che farai le fotografie, però io mi chiedevo una cosa, come si può dire, cioè chi è che vince, le votazioni, come funziona? Allora, tu sarai il giudice. Sarò il giudice, mi porterò qualche d'uno magari. Tu e tuo fratello sarete i giudici di questioni di feeling e insieme deciderete il volto della tua campagna pubblicitaria. Va bene, un applauso, grazie Antoine, grazie. Benissimo, allora. Ok. Non so quanto rimanga, ma no, ci ce sono l'abbiamo. 5 minuti. Possiamo parlare un po' a turno, dibattete un po'. Siamo a 3 punti dalla zona retrocessione, ragazzi. Chi è che ha paura di andare in Serie B? Perché poi impegni, 3 ci vanno. Alzi la mano chi ha paura di andare in Serie B. Nessuno. Beh, nessuno, segno, questa però, è già una bella cosa. Comunque i prossimi 3 impegni li ricordiamo. Il Genoa giocherà con? Il Genoa giocherà sabato sera con l'Inter, poi ospiterà il Bologna di Donadoni e poi andrà a Roma contro la Roma di Garcia. Per quanto riguarda la Sampdoria, col Sassuolo, poi andrà a Palermo? Con la Lazio, giocherà a Roma con la Lazio e poi in casa col Palermo. E poi, ci sarà perfetto. Il derby, quindi poi ci sono 9 punti a disposizione. Vedremo chi arriverà davanti, perché ricordiamo che chi arriverà davanti avrà anche, insomma, forse una marcia in più, correggetemi se sbaglio. Può essere. Si arriverà più o meno agli stessi punti? Non quanti ne faremo? Dite un po' quello che. Quanti ne farà Genoa? Dai, un giro, dai, veloci, allora, su. Intanto Genoa giocherà. Devi correre, però, mister. Dobbiamo tre correre. Turni giocherà senza Pavoletti. E apro un piccolo inciso. Mani dopo avanti, tanta, però, dopo tanto, tanta gloria, il ragazzo è cascato dall'alto. Ha fatto una cappella, scusate il termine, ma è l'unica che trovo. E quindi la pagheremo pesantemente, perché Pavoletti in questo momento era il terminale che ci voleva e non so cosa si inventerà Gasperini. Speriamo in Perotti, che nessuno ha detto che domenica mancava e probabilmente ci è anche mancato nell'economia del gioco. Prego, fai, dai.
Probabilmente nelle prossime tre partite, anche se sarà molto difficile, se ne usciamo con 4 punti sarebbe soddisfacente. Eh beh, voglio dire, porca miseria, vuol dire che una vittoria e un pareggio è una cosa. Tessitore, quanti punti pensi di fare? D'accordo con l'amico, 4 punti. Beh, 4 punti sarebbe tanta roba, eh. Col Bologna, a Roma tanto perdiamo sempre comunque. Prego, 20 Seba. 20 punti a 2 partite dalla fine del girone. Genoa sabato sera spugna San Siro. Proprio convinto, secco, così. Gianluca. Non è che l'Inter stia facendo male, Gianluca, ricordiamo. Io mi accontenterei di 3 punti. Sampdoria, prossimi 3 impegni, prego. Sassuolo. Dai, io sono sempre positivo, 6 punti, ma Sampdoria fa 6 punti. Dovrebbe essere alla portata. Se non li faremo, mi preoccuperò molto. Ottimismo, non ho... Vorrei esorcizzare, penso tre, così come la sto vedendo, penso 3 punti, ma se fossero 4 sarei contento. 3-4 punti. 5 no, troppo, punti, è troppo ci bello. Siamo a 20 a 2 partite dalla fine del girone d'andata. Paolo. Poi vincete il derby tranquillamente. Non saprei dire quanti punti potremmo fare, so solo che è meglio vincere e perdere piuttosto che pareggiarle, perché tanto fare 3 punti in 3 partite vale tanto quanto vincerne una e perderne 2, quindi... Meglio cercare di vincere, e anche se la condizione atletica attuale non mi fa ben sperare, sinceramente. Quindi spero veramente, il massimo sarebbe fare 4-5 punti, ma la vedo difficile. Io sono per tra i 3-4 punti, per il semplice fatto che Sassuolo è una bella squadra, una bella realtà, si è visto contro la Fiorentina. La Lazio è vero che è in caduta libera, però dei 19 punti che ha fatto, 18 li ha fatti in casa. E col Palermo comunque è una partita dove penso che daranno l'animo, perché secondo me Ballardini arriverà a quella partita dove rischierà, secondo me, anche lui di essere esonerato come il buon Iacchini. Sasha, faremo 0 punti. Ecco, meno male. Vabbè, 0 punti. Giustamente, perché il le altre volte sei sbilanciato. Noi ne faremo 0. Sonia, non hai parlato questa sera, almeno quanti punti faremo nel prossimo tre partite? Tanti punti di sutura, però qui in fronte. Io sono sempre ottimista. Comunque, domenica vado a vedere la Sampdoria. L'ultima volta che sono andata a vedere la Sampdoria, tutti allo stadio, quindi spero che porti bene. Marco, 6 punti. Ottimismo al massimo. Va bene, forse intanto... anche 7, perché forse riusciamo a pareggiare anche a Roma con la Lazio. Darei il microfono a Nicola un attimo, perché vorrei far vedere se Gianni, il nostro Luca Stegani, ci inquadra questa cosa qui, e se Nicola potesse dire qualcosa. Sì, allora il 17 dicembre alle ore 21 al Teatro Verdi di Sesto e Ponente ci sarà questo bello spettacolo che si chiama La Musica nel Cuore. È una sorta di reunion di tante band genovesi, di musicisti molto bravi, molto validi, organizzato da Raffaella Rocca. E insomma, tra i tanti io sarò l'unico non musicista presente come ospite, essendo che io faccio questa trasmissione su Rai Radio 2 tutti i sabati e le domeniche alle 13.45, programmone con Nino Frassica. Per questo mi hanno chiamato per partecipare come ospite, poi ci divertiremo. Vi invito a esserci. Complimenti. Okay. Se mi permetti una cosa. Eccolo qua intanto, di pure intanto facciamo rivedere un attimo il cartellone. Visto che Genoa organizza un sacco di belle cose, vorrei organizzarne una io. Ci facciamo un bel vin brulé a Boliasco alla vicina. Vabbè, con Montella. Va bene. Allora, tempo di ringraziamenti. Fabrizio, sei senza microfono, va bene? Ringraziamo. Sì, ancora grazie. Allora, Ireneo, il 12, sabato il 12. Esatto. Sera, sabato 12 sera, la grande festa per tutti i genuani. Ok, prego. Antoine, tutto il parterre. Ciao, grazie. Grazie a Tessitore, a Sasha, al comandante, Nicola, al comandante, a Vittoria, Paolo, alla Sonia, a tutti. Ricordiamo che su Genoa News 1800 e Alfredo Biagini. Alfredo Biagini in console. Buonanotte a tutti, ciao, grazie. Buonanotte, e forza ciao. Genoa! Avanti Gradinata Nord! Questo programma è stato offerto da Happy Hour.